Buonasera. Mi trovo davanti all'opera vincitrice del premio Raffaello dell'artista Giuseppe Ribechi. È un'opera affascinante, addirittura è un pathos emozionale in cui si vedono chiaramente, no, i percorsi concettuali e pragmatici che l'artista ha voluto rappresentare, oltretutto avendo una delicatezza e nello stesso tempo una forza prorompente in tutte le colorazioni che io mi accorgo, hanno delle particolarità tecniche di trasparenze e nello stesso tempo velature, ma anche ombreggiate, quindi tridimensionali. È quasi un percorso, no, che l'artista offre all'interlocutore proprio per dar la posizione e la caratura mentale di quello che ha voluto rappresentare. Quasi un labirinto della vita in cui però ci stanno sicuramente le propositività ottimistiche e non le negatività. Noto con piacere che l'impatto cromatico è perfetto, c'è un equilibrio sostanziale e di fondo che dà i giusti pesi alle cromie che lui ha usato, alle colorazioni e alle trasparenze. Pertanto è un invito per l'interlocutore quest'opera a entrare, trovare il punto d'ingresso come io normalmente faccio prima di criticare l'opera, poi mi accomodo dietro l'opera, comodamente seduto, e mi godo esattamente tutte le sfaccettature concettuali e tecniche che l'artista ha voluto rappresentare. I miei complimenti vivissimi.